di avvisare qualcuno. Nessuno, ecco, ragazzi. Non è difficile. Allora, rilevo. Siamo qui con Mauro Ascione, a quale vorremmo chiedere, siamo di Telegolfo, vorremmo chiedere un suo modo di vivere, un tuo vivere questa giornata. La giornata dell'Immacolata. Il mio modo di vivere, che penso sia un po' per tutti i torresi, è innanzitutto di riflessione, perché siamo tutti legati alla nostra Madonna, alla nostra Immacolata, e quindi a volte ci affidiamo anche a lei, perché certe cose possono essere superate un po' da tutti quanti. È un periodo, una giornata bella, e poi è bello vedere tutta questa gente, è un momento di aggregazione proprio per tutta la popolazione di Torre del Greco, vedere che sono tutti uniti e insieme per questa nostra Madonna. Una domanda, molta gente storce il naso dicendo che questa magari non è fede, tu pensi che sia fede? Questo è un modo per esprimere la propria fede verso la Madonna. Quindi accettabile come un altro modo di esprimersi? Diciamo che forse certi atti di fanatismo potrebbero anche essere condannati. Io sono convinto che le persone, i portatori che fanno la guerra, le cose sono spinti veramente da un attaccamento e un'incrollabile fede verso la Madonna, verso l'Immacolata, quindi tutto sommato forse è anche giustificabile. E nel complesso? Nel complesso niente, sono con te, è sempre una giornata di festa e poi una bellissima giornata, meravigliosa di sole, dobbiamo solamente ringraziare la nostra Madonna. Grazie. Prego. Ecco, ci troviamo vicino all'amico Giovanni Mennella del panificio sito in via Falanga, al quale chiediamo anche a lui una sua impressione, un suo modo di vivere questa giornata. Come vede questa giornata Giovanni Mennella? Ah, veramente è stata una bellissima giornata, però si dire proprio la giornata dell'Immacolata proprio. Ma come fatto atmosferico? Sì, anche un fatto festoso, qua c'è moltissima gente, gente veramente che ama la patrona di Torre del Greco, che è quella, diciamo, che calma i dolori e i peccati della gente. Cioè, tu sai perché questa festa, perché c'è questo, l'uscita di questo carro trionfale dell'Immacolata l'8 dicembre, sai le sue origini, da quando esce, perché esce insomma? Penso che se un giudizio migliore lo può dare l'interlocutore. No, non è questione di giudizio, è un fatto di conoscenza, sai perché esce l'Immacolata? È un fatto di conoscenza per il fatto che ha fermato, diciamo, tempo addietro la lava del Vesuvio e ha salvato parte di Torre del Greco. Insomma, ha steso il suo manto protettivo in un momento particolare della vita di Torre del Greco, in un momento di eruzione. Non sai l'anno, non sai, cioè, da quanti anni si svolge questa festa? Io penso... Scusami, sto facendo questa domanda, anche perché molte volte noi le cose più belle le vediamo ma non le conosciamo. Eppure c'è qualcuno che ha provveduto da molto tempo, cioè ha provveduto da 31 anni ad affiggerci una lapide sulla sinistra della nostra sacrestia. Però molta gente secondo me non l'ha letta. No, io l'ho letta. Non c'è bisogno, no, quella lì è del primo centenario dell'eruzione del 1794. Cioè significa che fra 3 anni quella lapide dovrà portare una data diversa, dovrà portare bicentenario, sono 200 anni quella. Quella invece che sta sulla sinistra della sacrestia, vedi? Quella invece ci indica perché nell'8 dicembre di ogni anno a Torre del Greco si festeggia l'Immacolata Concezione con questo carro trionfale. La si festeggia per essere protetta, ma dal 1861 in poi. Prego la telecamera di inquadrare, che sta inquadrando la telecamera? Ecco. La popolazione si inquadra. Comunque, quanti anni hai? Cioè, scusa. 50. E tu, nonostante i tuoi 50 anni, insomma, non nonostante, cioè, 50 anni, in questa giornata tu riesci a vivere un momento di fede? Come no? Io vengo sempre ogni anno qui ad aspettare il rientro dell'Immacolata. Che cosa ti colpisce maggiormente di questo momento? Il momento che rientra e mi emoziona, perché è un fatto, diciamo, di grandezza rende immenso, proprio che si dice credere in Dio, ecco qua, questa è la vera fede. Credo in qualcosa che ci fa. Allora, secondo te anche questa è un'espressione di fede? Sì, indubbiamente. Grazie.
Nacco, no, vieni. Ecco, ai miei lati ho due bellissime bambine. Come ti chiami? Tony. E tu come ti chiami? Anna. Ecco, volete dirci che ci fate qua adesso a quest'ora? Perché state qua? Stiamo aspettando la Madonna che entra nella chiesa. Tu, ti piace stare qua in questo momento, vivere questo momento in mezzo alla gente nel giorno dell'Immacolata? Sì. Ti piace tanto? Sì. Ci avresti rinunciato magari a casa se ci stava qualche bel dolce? Sì. Comunque tu saresti voluto stare qua? Sì. Aspetta, e tu? Pure io. E fede nella Madonna o sei qua perché è festa così e stai in un ambiente festoso? No, è fede della Madonna. Per... Se devi dire qualche parola in dialetto, dillo, non ti preoccupare, che qua non ci scandalizziamo, dillo. Cioè per la Madonna. Per la Madonna. Se tu dovessi fare una preghiera alla Madonna, in questo momento, quando si ritira, che il momento è più emozionante, vuoi fare una preghiera alla Madonna, quale potrebbe essere questa preghiera? Padre nostro. No, una preghiera, cioè che cosa, quale, che desiderio hai tu? Che cosa vorresti tu dalla Madonna? La pace, la... Per la pace. La pace nel mondo? E per te, per i tuoi giovani, per la tua città, che cosa vorresti? Che non si drogassero più. Che non? Si drogassero più. Cioè la droga è anche un problema molto grave che tu comunque, nonostante la tua piccola età, già senti. Queste sarebbero le tue preghiere. Sì. Molto sentite? Sì. Ecco, è la stessa domanda adesso io faccio a te. Quali sono le tue preghiere mentre la Madonna si ritira? Che ci sia sempre pace in tutte le cose. Un poco di pace in che senso? In tutti i dispiaceri. Quali sono i dispiaceri? Dimmi. La droga, poi la cattiveria della gente. Ed è molto triste per dei bambini parlare della cattiveria che c'è. Per la droga avete avuto un bellissimo pensiero. Questo è un problema. Oltre ad essere aiutato dalla fede nella Madonna, spetterebbe anche gli uomini prendere in considerazione certe cose. Comunque grazie. 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 Abbiamo un altro gruppo di bambini. Forse da loro si potrebbe, e si può certamente con la loro innocenza, con la loro spontaneità, darci una vera immagine di tutto questo che sta in questa piazza. Ecco, fatti forte, tu sai. Ecco, allora prima questo gruppo di bambini noi lo presentiamo. Tu come ti chiami? Anna Mennella. Brava, tu come ti chiami? Maria Rosaria Mennella. Tu come ti chiami? Giusy Tuoro. Tu come ti chiami? Maria Lourdes Tuoro. Ecco, abbiamo dei bambini e allora noi vorremmo chiedere, perché state qui? Per vedere l'Immacolata Concezione. Ti piace vedere questo momento del ritiro del carro? Sì. E tu perché stai qua? Per lo stesso motivo. Ma ti ha portato mamma o l'hai spinta tu? Mi ha portato mamma, però l'ho spinta anch'io. Cioè tu hai spinto la mamma a venire qua. Un fatto molto bello, capite questo fatto? La bambina ha spinta la mamma a venire qui in piazza. Adesso anche a te chiediamo, perché stai qua tu? Perché mio padre deve portare il carro. Ma ti piace il carro, ti piace la Madonna? Che cosa ti piace? Il carro. E la Madonna coppa, non ti piace? Sì. Sì, e tu hai detto, guarda. E tu qualche volta preghi la Madonnina? Sì. E che cosa chiedi nelle tue preghiere alla Madonnina? Per far guarire tutti i bambini del mondo. E poi? E che abbiano qualcosa da mangiare. Brava. Io penso che la Madonnina ti stia sentita, di questo momento ti sta ascoltando. Tu che chiedi alla Madonna quando le chiedi qualche cosa? Qual è la preghiera che faresti in questo momento, che fai in questo momento quando la Madonna si ritira? Aiuta un po' tutto il mondo, da tutte le miserie che abbiamo. Noi te li mangi, noi abbiamo la miseria, ci sta chi ne dà più assai. Anche noi, certo, noi abbiamo altre miserie che sono più profonde. E poi che cosa chiede la Madonna quando si ritira? Chiederò... Non avere vergogna, perché hai vergogna? Guarda la telecamera, guarda ti stai inquadrando, sta vedendo quanto sei carina e bellina.
Perché hai vergogna? Non avere vergogna, dai, dillo queste cose. Che preghiera fai alla Madonna? A volte sempre di aiutare altri bambini che stanno, lo soffrono molto più di noi. Ecco, brava, molto più di noi. E ce ne sono tanti. Poi? Altri. Guarda, non ti preoccupare. Che pure quei ragazzi cattivi che erano buoni, poi normalmente... Insomma, scusami, insomma, voi bambini avvertite tanta cattiveria in giro? Sì, perché ci sono ladri, drogati, quindi il nostro mondo sta sempre cambiando giorno per giorno. Quanti anni ti hai, scusa? Io, 7. Questa bambina di 7 anni avverte che giorno per giorno cambia il mondo. Magari ci sono barbagianni con i capelli bianchi e col panciotto che non se ne accorgono neanche lontanamente. Questa 7 anni, come ti chiami, scusa? Anna. Anna, 7 anni, si accorge che il mondo cambia giorno per giorno. E forse questo è uno dei più grossi problemi di oggi. E per chiudere con te, Anna, qual è ancora la tua preghiera dopo che mi hai detto questo? Io prego alla Madonna e a tutti i santi che sono in paradiso di far cambiare il mondo, perché c'è ingiustizia, non c'è più pace come una volta, i fratelli si scagliano l'uno contro l'altro e quindi noi non possiamo più vivere tranquillamente. Grazie Anna, grazie ragazzi, è una bella preghiera, mi associo alla vostra preghiera nonostante i miei anni, grazie. È dai bambini che abbiamo le dichiarazioni più belle e sono portato ancora a rivolgermi a dei bambini. Per prima gli chiediamo i nomi. Tu come ti chiami? Silvio. E tu come ti chiami? Fatti più avanti, fatti vedere quanto sei carina. Prendila, guarda quanto è carina. Ecco, adesso il vicino ci butta sotto. Ecco. Ecco, lei si chiama Maria Immacolata. Si chiama Conciottella, si chiama. Ma purtroppo non ci sono neanche più Conciottella. Perché state qua, bambini? Per vedere la Madonna. Per un patto di fede o per un patto di festa? Tutte e due. Guidaste, sì. Scusate, l'altro dice questo, l'altro dice lui. Per un patto di fede o per un patto di festa non stare a sentire la mamma, perché sono convinta che sai rispondere più sinceramente tu. Per me tutte e due. Come? Tutte e due. Per, sapete, traffico, motociclette, siamo alle solite. A Silvio lo dobbiamo riprendere da capo? Ecco, allora Silvio, tu mi dicevi un fatto molto bello. Tu dicevi che stai qua per fede e per festa. Giustamente tu, bambino, vivi festosamente e gioiosamente la tua fede. E se tu dovessi rivolgere una preghiera alla Madonna, qual è la preghiera che faresti alla Madonna? Aspetta un momento che Felicella sta a Lucano. Felicella, tanto sì. Ecco, qual è la preghiera che faresti alla Madonna? Perché di mammole? Non hai nessun desiderio? Hai qualche desiderio per te e per gli altri? Sì. E quale? Sì. La pace. Ecco, questo è un altro bambino. Bravo. Questo è un altro bambino che vuole pace. Pensate un po'. Questi bambini che la pace ce l'hanno per natura vanno a chiedere pace. E se non gliela diamo noi la pace, con l'aiuto della Madonna, chi gliela darà la pace? E che cosa chiederesti ancora alla Madonna? Basta. La pace soprattutto. Vogliamo chiedere a Maria Concetta, guardate quanto è bella, farà Immacolatella per sorella. Maria Concetta, metti scuro. Bravo. Sì, così. E alza anche la voce. Di come ti chiami, dillo. Titti. Ecco, Maria Concetta, se tu dovessi pregare adesso alla Madonna per avere esaudito un tuo desiderio, qual è la preghiera? Signor Guidasta, sì. Non sto parlando. Non la so. Quale? Non la so. Non hai nessun desiderio? Sì. E dillo. Rendere felice la mia mamma e il mio papà. Ecco, brava. Vuoi che tuo papà e tua mamma, la tua famiglia, ti è molto cara. E quindi tu vorresti, preghi la Madonna, che la mamma e papà vivano insieme, felicemente, per tanti e tanti anni ancora, assieme,
È giusto, fai una preghiera per l'unione del